Ben incontrati cari amici e care amiche in questo mercoledì 16 agosto. Come al solito invochiamo il dono dello Spirito. O Spirito Santo, abbi pietà di me. Vieni a me, opera in me. Fa crescere in me il desiderio di essere piccolo come un bambino. Donami l'umiltà di lasciarmi correggere e anche la gioia di affiancarmi ai fratelli con sguardo e parole vere, che incoraggiano al bene e al meglio, in grado anche di offrire il perdono. Amen. Siamo all'inizio del capitolo 18 del Vangelo di Matteo. E questo capitolo si caratterizza come discorso che ha come oggetto la vita di comunità dei discepoli, come i discepoli devono trattarsi tra di loro. Il tema di oggi è la correzione fraterna. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà nemmeno la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Dicevo nel presentare questo Vangelo che il tema è la correzione fraterna. Potremmo dire così: che parola Gesù dice nei confronti delle relazioni delle persone all'interno della comunità? Gesù risponde: i fratelli tra loro vivono due caratteristiche, il perdono e la correzione. Occorre saper perdonare un'offesa ricevuta, ma occorre anche, per l'edificazione del fratello che sbaglia, saper rischiare di correggere il fratello. E sulla correzione Gesù dice: un fratello sbaglia, riprendilo personalmente. Non sente ragione, vai da lui con dei testimoni. Non accetta nemmeno questo passaggio, affronta la cosa di fronte alla comunità. Se nemmeno ascolta la comunità, lascia perdere, lascialo andare. Dio provvederà. Trovo interessante questo messaggio di Gesù. Vuol dire che per Gesù è importante cercare, tentare, trovare il modo per correggerci a vicenda. Ora, noi sappiamo quanto sia difficile questo. Oggi tutti noi siamo suscettibili, guai che qualcuno ci dica qualcosa. Il vero discepolo, innanzitutto, è uno che ha quel po' di umiltà in grado di lasciarsi correggere, lasciarsi dire qualche cosa. Se ha coltivato questa umiltà, è in grado anche a sua volta, quando occorre, quando sarà necessario, esercitare la correzione verso gli altri. Lasciarsi correggere
per poter anche correggere. E la cosa è così importante per Gesù che dice: se voi agite così in terra, quello che fate qui in terra è convalidato anche in cielo. Come dire, Dio approva questo comportamento di cura della vita fraterna. E per ultimo, Gesù suggerisce anche un'altra cosa. Non è possibile una vita fraterna senza la preghiera, cioè senza quella forma di preghiera che mette insieme i fratelli e li fa chiedere insieme al Padre qualcosa per loro, per ciascuno di loro e per la vita comune nel suo insieme. E dice il perché, e dicendo fa una promessa, perché dove due o più sono riuniti nel mio nome, lì io sono presente. Bellissima questa frase di Gesù. Dove due o più persone sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La certezza che la preghiera sostenuta da Lui, presente in mezzo a noi, è accolta dal cuore misericordioso di Dio. Da questo Vangelo io ricavo per me un insegnamento chiaro, difficile ma chiaro. Lasciarmi correggere per poter a mia volta, se occorre, se è bene, correggere. E anche oggi ci salutiamo, benedicendoci. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.